Si vola. Io ho qualche dubbio perché il tempo è proprio quello tipico del classico diluvio estivo. Cioè proprio io mi aspetto che tra poco, altro che andare al lago, l'acqua ci cadrà direttamente sopra la testa. Quindi potremmo metterci in costume in mezzo alla strada, sarebbe la stessa cosa. Molto bene, direi. Bella raga! Raga, io ho una ruota che mi si sta per staccare, non posso esagerare. E viaggiamo così noi, con una ruota in meno. Ma poi sto tipo su due ruote quando vieni. No, che odore di merda. Ecco, manco 20 minuti di macchina e siamo già in coda. Non ti sembra eccessivo? Allora prendiamo questo, il gamberone. Ci mancava soltanto questo. Quindi cioè viene tutto un euro? Tutto un euro. Cioè 6 euro di tramezzini? E vai. Ridono per il semplice fatto che vorrei comprarmi un arabo. Ma io per arabo intendo il pane, ovviamente. Perché lo stai carezzando, Jay? Come il tuo tesoro, no? Tutto mio. Ci stai dentro? Sì, dai, tu sei tascabile, fortunatamente. Ci sei, Daria? Sì. Navigatore pronto? Jay? Insomma. Fantastico, siamo arrivati e adesso stiamo facendo la discesa per arrivare a questa piccola spiaggetta situata nel bel mezzo delle montagne. Abbiamo già visto la spiaggetta dall'alto, sono un po' di persone, però la cosa figa, ragazzi, è l'acqua. Dall'alto sembrava davvero cristallina, quindi non vedo l'ora davvero di arrivarci. Com'è, Jay? Tanta roba? Madò, ma che colore ha? Ma è stupendo, raga, è magnifico. Contento, Jay, ce l'abbiamo fatta dopo una mattinata. Meno male. Te, Daria, contenta? Dopo quante migliaia? Ora mi mangio tutto. Dopo due. Tutti tre mezzini. Ma la mia macchina non risale da questa discesa. Cioè, da questa discesa. Esatto. Fredda, raga. No, io ormai piedi e gambe non li sento più. E meglio. E quando non sento più il membro che sarà un bordello. È quello il disagio per noi. Non so poi per le ragazze. Sì, anche per noi. Okay. Cioè, perché vi entra, immagino. Vai, Jay. Vai. Wow! Infatti si sta meglio. Si sta meglio. Vai. Ah sì, perché aspetti me. E si vola, raga. Me lo levo. Dove sei andato, Jay? Potesse venire qua sempre, tutti i giorni, sarebbe una figata pazzesca. Dove vai, Jay? Ciao! Rimontala! Ma che pelle d'oca che c'hai, zio? Ho più caldo dentro, ragazzi, sì, non sembra, ma... Quando si dice volersi bene, è vero, si vede un sacco, sappi. Quanto stai soffrendo da 1 a 100? Meglio se non lo dico. Andare là in fondo? Poi perché si chiamano pompe funebri? Ma che cazzo è? Questo?
sfilata la plastica del nostro tramezzino e stava volando a Segrate. Dai, Daria. No, questo è il tuo, Matti. Questo è perché i gamberetti vogliono tornare a mare, capito? Ecco. Il problema è che ci sono troppi sassi, infatti adesso ci spostiamo andando molto più in fondo dove abbiamo trovato la vera e propria spiaggia e lì ci godremo l'ultimo bagnetto di oggi. Dobbiamo rifarla molto meglio. Io ho sentito tipo la testa di Daria. No, era il bosco. Dopo oggi il nostro bagno, il fiume è finito, però nel tornare abbiamo deciso di fermarci a un ponte molto bello che abbiamo visto prima. Intanto vedo la testa di Daria lì dietro che prova a spiarci. All'altro posto. Oh, ti sto chiedendo un secondo. Va bene ragazzi, andiamo in un posto abbandonato adesso, giustamente. Volevo dirvelo con più tranquillità e bellezza, ma non mi hanno permesso di parlare fino ad adesso. WhatsApp. Siamo arrivati al posto abbandonato ed è davvero figo perché è gigantesco, però non è per nulla esplorabile. Che bella scala. Madonna raga, è inquietante. Pure ci sia qualcuno. E se non regge lo vedrete quando fa. No, dimmi se c'è qualcosa di interessante sopra. Qua c'è un strada di terra, la macchina si vede da Dio. Aspetta solo. Ci siamo muniti di felpa con relativo cappuccio per il semplice fatto che il buon Jay ci ha detto che questo posto è pieno raso di ragnatele. Queste scale ogni passo che faccio mi sembrano sempre meno sicure. Raga, mi aspettate? Ok. Vuoi andare prima tu? Sì, grazie. È uno schifo. Appoggiati con la felpa, tanto con la felpa non succede niente. Poi la lavi. Sti cazzi. Io spero di non incrociare nessun ragno. No, aspetta, qua ce n'è uno. No, no, dove, dove? Sto tirando via. Ci conveniva prima fare l'esplorazione e poi lavarci. Una ragnatela mi è venuta in bocca. Male che io sono l'ultimo. Sì, praticamente Daria si perde allegramente ogni ragnatela. Davvero, dove cazzo stiamo andando? Tu ogni volta ci impegniamo a rischiare la vita su un ponte che non ha nemmeno questa grande stabilità per farmi stare tranquillo. Avete presente quando sotto di voi rimbombano le cose? Ecco, oh, vuol dire che c'è il vuoto. Guarda, cosa ti ricorda? Madonna. Dimmi cosa ti ricorda. Uno zucchero filato. Aspetta. Io ciò che mi sento in bocca spero davvero sia un capello e non una ragnatela, altrimenti mi cago addosso.
ragazzi, questo posto risale al 95. È stato quindi abbandonato la bellezza di 21 anni fa. Incredibile. Raga, guardate che cazzo c'era prima. Uno specchio da cui si intravede Daria e il sottoscritto, quindi saluto. Minchia, tutto buio, non si vede niente. È inquietante, ragazzi, perché non si vede nemmeno il fondo di questa cisterna, quindi ho molto paura. Raga, veloci però sul ponte, vi prego. Yay! Altre gigantesche strutture, ragazzi. Guardate. Tu sei un pazzo se non riuscire a stare con la felpa tutto il tempo. Sono davvero gigantesche. Io sto sudando non per il caldo, ma per la paura, ragazzi, davvero. Non fate mai ciò che facciamo noi. Uno, perché non serve un cazzo. Due, rischiate la morte tutto il tempo. Jay? Jay? Sali. Figa, però rispondi, zio, cioè ti vedo e mi fai cagare addosso. Jay sta cercando di liberarci il passaggio, ma non vi nascondo che mi sto letteralmente cagando addosso. È spuccata una Daria dietro di me in tutto questo. Madonna, zio, cos'è, un'opera botanica stai facendo? Non ti fidi, Jay? Cos'è? Perché? Il problema è che proprio c'è sotto, poi non c'è niente. Cioè. Guarda. Davvero superato ogni mia paura per l'altezza. Sono davvero provato comunque. Grazie, ragazzi. Figurati, è il mio dovere. E sti cazzi. Eh sì, se ci punta siamo nella merda. Me lo mangio a colazione poi. Speriamo. A colazione, oggi adesso non è colazione, quindi me lo posso mangiare. Siamo in altissimo e questa struttura qua non è controllata da 20 anni. Potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. Ma va, è molto solido. Vi spiego solamente perché mi fa così tanto paura. Qua è dove camminiamo. E qua sotto c'è il vuoto più totale. Se deve reggere, che regga. Oggi e per l'ultima volta. I ragni sono sempre in agguato, Jay. Quello è vero. Quindi diventerò Spider-Man. Stai togliendo la tana dell'uomo ragno, lo sai, Jay? Lo so. L'uomo mi seguirà. Speriamo di no. Prossima volta, se dobbiamo esplorare, ci andiamo prima a fare l'esplorazione. E poi bagno. E poi andiamo a lavarci al fiume. Ecco, è calda, mica. T'ho tirato via prima, c'era un'altra. Hai visto, io te l'ho detto che i ragni sono sempre in agguato. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Bagno, esplorazione, ponte. Abbiamo scoperto davvero l'ira di Dio. Bravi, ragazzi. Bene, raga, ce l'abbiamo fatta. Sì! Abbiamo rischiato letteralmente la morte con quella macchina. Ma allora, Daria, come sta andando questo viaggio? Tanto lo so che non l'hai neanche accesa. Una bella madurina. Canta, canta, Jay. Canta. Se sta mai qui, manima. Adesso Daria, questa la dovresti sapere, una canzone, cioè la canzone che sta dando i natali alle tue pompe funebri, cioè. Vai, vai, mia bella madonnina. Vai, Jay, dillo tu. Teruro.